Grazie Riccardo. Grazie di cuore. Grazie a te Riccardo. Allora, manteniamo Astorini. Max sul palco, giusto? Sì. Rimani anche, qua? No, no, tutti. Tutti? Per, anche tu? Allora, chiamiamo Elodea e Gipponi. Venite un attimo. Ok. Sì, sì, sì. Eccoci. Eccoli qua, quindi in quattro sul parco. E sì. Elodea, che ci canti? Allora, una mia canzone che si intitola Ricordi, mm-hmm. tratta dall'ultimo disco. Con una versione particolare, naturalmente, esatto. mai realizzata, solo per noi, qui su Radio Brescia 7. Ricordi, la luna rischiarava i tuoi tormenti. E apri forte gli occhi ma non senti la luce delle stelle su di noi, oh, e poi ti spegni, ascolti il mio respiro ma non dormi, vigili il mio cuscino e poi mi guardi, che voglia di sognare che c'è in te. Mi stringi la mano e senti ancora il respiro che batte. E allora ripenso, non voglio andare via. Auguri Radio Brescia 7. Grazie. Bene, adesso ci canterà un pezzo nostro Massimo Guerini. Appena trovo il testo, perché grazie. Questo pezzo è dedicato in particolare alla radio, indubbiamente, ma so che questo pezzo è molto amato da Maddalena. No, stavo cercando il testo perché è una cosa che abbiamo deciso arrivando qui. Prego. E quindi mo lo facciamo. Parole non le vedo, non fa niente. Lo facciamo lo stesso. Vorrei un applauso per Andrea Gipponi, Riccardo Maffoni, Elodea.
Massimo Guerini. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Oh yeah. You don't need to experience, oh, oh, to turn me on. You just leave it all and up to me. Show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I'm a particular side, it's more compatible with. I just want your extra time in your keys. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can be too roughly the mama, show you wanna undress me. Let me be your fantasy, maybe you could be mine. Ooh, you just leave it on up to me, show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. On a particular side, it's more compatible with. I just want your extra time and your kiss. It's more compatible with. I just want your extra time in your, you know, baby. Kiss. Non mi devi provocare, Guerini. Grazie ancora di tutto. Massimo Guerini, Elodea, Riccardo. Grazie. Maffoni, Andrea Gipponi. Grazie. Allora, adesso io non so se vi potete inventare qualcosa nella vita, ma rifatela qualcosa insieme, perché vi viene particolarmente bene. Allora, Massimo, io ti volevo doppiamente ringraziare. Cosa volevi dire tu? Mi sembrava volessi dire qualcosa tu. No, no, no. Sai che sono pericoloso quando parlo. Lo so, quindi... infatti. L'uomo dai messaggi vocali più pericolosi della storia. No, volevo dire che ti devo doppiamente ringraziare, perché noi quest'anno abbiamo, o meglio, nel 2016 abbiamo condiviso due progetti importanti. Il primo, il progetto di Brescia Matrice. Sì. Riesci a farmi una sintesi? Assolutamente sì. Brescia Matrice è un progetto nato dai musicisti, dalla musica bresciana, è fortemente voluto, veramente fortemente voluto, per aiutare le persone terremotate. E quindi ci sono state tutta una serie di persone che hanno collaborato con noi. Ecco perché noi quattro siamo qui alla fine, perché siamo quattro delle tante persone che hanno collaborato a rendere questo evento, che è stato veramente magico, importante, e che ha portato comunque dei risultati ottimi, al fine di raccogliere appunto denè. Qualcosa di pratico da dare a chi l'ha bisogno. L'argent de poche, che serve sempre, perché serve, poi sempre. Si fanno cose concrete. Sì. E poi io ti ringrazio ancora, perché grazie a te e a una serie di amici che di fatto ci hanno regalato il loro lavoro, abbiamo portato in onda durante il periodo di Natale una canzone bellissima. Sì, un brano di Natale che è stato pensato insieme a Andrea Gipponi, a Marco Tafelli, a Davide Corini, tutto l'ensemble, tutte le persone che mi seguono da parecchio tempo. E abbiamo creato questo pezzo che parla appunto del Natale, visto dagli occhi di una presentatrice o di un presentatore. Ma questo lo sveliamo per la prima volta, sì, in realtà. È un segreto, ma che viene ora. No, in verità è un pezzo di Natale che ci è piaciuto molto, spiritoso, allegro, e che abbiamo regalato alla città insieme a voi. Allora, io volevo ringraziare questi quattro professionisti della musica, perché sono davvero
di altissimo livello e fanno il loro lavoro con grande grinta, sempre grande umiltà nonostante le doti che hanno, vivono di musica e ci fanno vivere la musica nel migliore dei modi. Grazie a Elodea, che fai di grazie. Bello, suoni, fai chilometri come una pazza, stai facendo un sacco di cose sai belle. Sai che ho anche la macchina rotta adesso, quindi sono un po' in difficoltà a fare chilometri. No, a parte gli scherzi, sto lavorando al singolo nuovo che uscirà in primavera, adesso devo fare due viaggi negli Stati Uniti. Tu sei spesso là, vero? Perché fai delle cose belle anche là. Adesso sono andata una volta nel 2016, quest'anno devo andare a New York e poi a Los Angeles. Molto bene. Dopo un mese in Australia. Sì, un anno fa, esattamente un anno fa, è già passato un anno, sì. Ricky, tu che fai di bello? L'uomo dalla voce più bella del mondo? Giusto per metterlo un po' in imbarazzo. Io in questo periodo sto pensando e mettendo giù le idee del mio prossimo album, pezzi nuovi, quindi a breve comincerò a lavorare al mio prossimo album, quindi sono in pieno... Tienici aggiornati. Terò aggiornati. Sai che stavo guardando la tua chitarra che è un po' il simbolo di Brescia, perché vedo una leonessa rampante, scusa guarda qui, vieni qua, non la chitarra, il... No, è vero. È un po' una leonessa rampante, vedi? Tutto torna. Hai Andrea, l'occhio. Tu che fai di bello? Senza microfono non puoi parlare, ecco. Io a differenza loro non ho miei progetti, per cui... Però ne fai tanti belli insieme ad altri. Sì. Ho la fortuna di collaborare, come ad esempio questi tre amici, con dei bellissimi progetti. Grazie mille, Andrea. Mi reputo fortunato. E invece tu, caro il mio Massimo Guerini, no, non fare così, perché so che stai facendo dei lavori molto belli sulla discografia di George Michael. Ah, sì, stiamo... No, abbiamo... perché lui si dà sempre un tono low profile. Non lo dice nessuno che è uno che ha lavorato a Broadway, che ha cantato con tutti i più grandi, no, perché allora, figurati. No, è un progetto che in verità doveva nascere già quanti anni fa? 2 o 3 anni fa almeno, okay. Perché mi si diceva spesso perché non facciamo una cosa su George, bla 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 bla. Purtroppo quest'anno è successo quello che sappiamo tutti. E quindi era il momento giusto di fare un tributo? Ma forse un momento giusto per tutta una serie di circostanze, quindi abbiamo raggruppato gli amici dell'ensemble e quindi con tanto di violini, archi, eccetera, stiamo preparando questo progetto nuovo. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie. Elodea, Massimo Guerini, grazie. Riccardo Maffoni, Andrea Gipponi, linea allo studio.